e che non voglio. Mi dicono che devo iniziare. No, non è che non voglio, voglio. Anche perché questo è un libro che racconto volentieri. Questa cosa strana di uscire con un libro 4 mesi dopo che sei uscito con quello prima, questa è un'intermittenza buffa, curiosa. E capisco anche che sia difficile per il lettore a volte capirla. Cioè, mi immagino quanta gente si sarà detta, ma come, è appena uscito l'altro? Cioè, che cosa significa sta roba di... Però anche lì, anche la tempistica, una forma di libertà, io trovo che sia anche quello di scrivere piuttosto liberamente, di giocare col calendario e con le consuetudini. Mi ricordo che quando ho iniziato pensavo che, ad esempio, pubblicare un libro ogni anno fosse un chiaro segno di mediocrità. Cioè, chi pubblicava un libro all'anno evidentemente era uno scrittore mediocre, che pubblicava per guadagnare, che allora mi sembrava una cosa vergognosa. Anzi, mi veniva da pensare che più anni passavano tra un libro e l'altro, più allora voleva dire che uno scrittore era un vero scrittore, diciamo. Ed ero abbastanza fiero che all'inizio tra i miei libri passassero almeno 2 anni, quando non 3, che peraltro poi riempivo di altri libri di saggistica o cose del genere, perché poi uno che deve fare star fermo o covare un libro per troppo tempo, non credo nemmeno che sia una buona idea. Però comunque avevo questa idea un po' ascettica del tempo e adesso mi è rimasta l'idea che non è il caso di scrivere tantissimo, però insomma la forma libro è una cosa strana che si è andata un po' anche, è molto cambiato, è tutto cambiato in un modo che è abbastanza interessante. Ogni tanto mi rendo conto che, ad esempio, che ci sono alcuni che pubblicano libri con un'idea e con un ritmo che è molto più affine al fare un blog, cioè c'è un discorso aperto con il pubblico, il tuo pubblico, gli dai un ritmo che anni fa sarebbe stato impensabile e magari anche la forma in cui lo fai, cioè ogni singola puntata di quello che fai non è poi così formata, conclusa, ma insomma è più aperta. In questo c'è qualcosa di interessante. Ad esempio, io ho iniziato in anni in cui era per uno che debuttava, c'era il primo libro, poi c'era il secondo libro che era il più difficile, e poi c'era il terzo libro che era quello della consacrazione, se venivi consacrato, se no del fallimento, se venivi rifiutato. Insomma, era tutto fatto come fosse a colonne, diciamo, no? Mentre invece nel tempo è talmente cambiato il nostro mondo che è diventato tutto molto più fluido e più che delle colonnone lì in mezzo c'è una specie di parlare quasi ininterrotto tuo in diverse forme col pubblico, nella forma del libro, nella forma del tuo essere pubblico, gli scrittori parlano in pubblico molto più di una volta. Le altre cose che fai, c'è chi fa l'autore televisivo, c'è chi fa lavoro editoriale, c'è chi fa cinema, insomma, diverse cose che fai. Insomma, per cui alla fine diventa effettivamente come una specie di lunga chiacchierata con la gente che ha voglia di starti dietro. E i libri sono una specie di richiamo periodico, però non c'è più quella solennità del libro, ecco, non so. Per cui alla fine non è che mi ha fatto così impressione pubblicare un libro 4 mesi dopo aver pubblicato quello prima. Mi è sembrato una cosa, anzi, una bella, non so, un bel controtempo rispetto a quello che forse ci si aspetta in genere.